All'epoca il fatto suscitò scalpore e preoccupazione in città. Una rapina in villa con tanto di pestaggio al padrone di casa, davanti agli occhi di moglie e figli, il dirigente comunale Carlo Cafaggi, che riportò ferite e lesioni per una prognosi di 6 mesi. All'inizio si pensò ad una banda di malviventi, stranieri, che avevano messo a segno il raid nella villetta di Sant'Elia, ma il timore generale era che la cosa si sarebbe potuta ripetere o, peggio, sarebbe potuta capitare a chiunque. Oggi, a oltre 2 anni dai fatti e dopo le indagini degli inquirenti e forze di polizia, è emerso che sì, la rapina fu messa a segno da una gang composta da cittadini rumeni ed albanesi, ma l'obiettivo era nel mirino dei malviventi da tempo e aveva un preciso mandante. Questa è la tesi del pubblico ministero David Mancini, per il quale, come riporta anche il quotidiano Il Messaggero, fu commissionato da un imprenditore aquilano, Walter D'Alessandro, 44 anni, indagato insieme ad altre 4 persone, 3 di nazionalità albanese ed un rumeno, tutti tra i 24 e i 35 anni. Dopo aver preso un Rolex, cellulari e bracciali d'oro e diamanti, il dirigente comunale fu picchiato selvaggiamente da malviventi, prima di essere imbavagliato insieme al resto dei familiari sotto la minaccia delle pistole. Un pestaggio avvenuto, secondo il sostituto procuratore, perché l'uomo si era rifiutato di indicare dove erano custoditi gli altri oggetti preziosi. Un'azione in pieno stile Arancia Meccanica, sul quale inizia a farsi chiarezza dopo mesi di dibattiti cittadini e apprensione per un episodio quasi unico nella storia della criminalità del capoluogo. Senza voler scomodare Dante, il suo inferno e il drammatico epilogo del campionato dell'Aquila Calcio si avvicina molto ai terribili gironi della Divina Commedia. Tanto grave la crisi di risultati dei rossoblù, terzultimi e condannati ai play-out, che l'ultima disperata mossa della società è stata quella di richiamare in panchina Carlo Perrone, esonerato l'11 aprile per far posto a Giacomo Modica sulla panchina aquilana, conti fatti, solo per 3 partite. Un ribaltone clamoroso che sa tanto di ultimo tentativo per salvare l'Aquila nel calcio professionistico. La scelta della società però evince un colossale errore, quello di aver allontanato Perrone a sole 4 gare dalla fine, un azzardo costato ai rossoblù ulteriori tensioni, sbandamento tattico e atletico e soprattutto un solo punto in 3 gare. Tanto che ora l'Aquila, se dovesse perdere con 2 reti di scarto contro la Lupa Roma domenica prossima nell'ultima giornata della stagione regolare, si ritroverebbe addirittura penultima. A salvare dal baratro i rossoblù ci proverà quindi l'allenatore che ha sposato il progetto sin da quest'estate e che ha accettato di tornare sulla panchina lasciata 1 mese fa in memoria dei genitori sepolti all'Aquila. Perrone però ha posto un veto, l'approdo al suo fianco di Carlo Susini, ex allenatore dell'Aquila ai tempi dell'eccellenza ma soprattutto direttore sportivo della Salernitana ai tempi di Perrone allenatore. Per quanto mi riguarda, ricompattare l'ambiente significa sensibilizzare i giocatori e farli partecipi di un'eventuale impresa, rendere in pratica partecipi anche i tifosi che in questo momento hanno avuto a che dire, no? Sulle prestazioni a squadra, e quindi cercare un attimino di riunirci tutti quanti in un unico blocco e cercare un attimino di passare questo momento con la vittoria sul campo, quindi passare e restare in categoria passando per il campo e non per eventuali pescaggi futuri. L'arrivo di Susini ha però spiazzato i più. Il motivo? L'ex salernitana andrà a ricoprire il ruolo di consulente di campo e di portavoce della società con gli organi di stampa, ma in realtà è un direttore tecnico. E dunque l'attuale direttore sportivo Alessandro Battisti che fine farà? Ecco il grande dilemma. La sensazione è che ci sia molta confusione di ruoli e compiti in seno alla società e la poca chiarezza sta anche in questa mossa. Di sicuro a fine campionato ci si siederà davanti ad un tavolo per chiarire i ruoli, ma al momento si sceglie la via della non belligeranza per puntare dritti tutti uniti all'impresa salvezza. A complicare il terribile momento dell'Aquila Calcio, ormai certa di dover disputare i play-out, c'è la grana tifosi contro giocatori. Nello specifico non si placano le polemiche sul conto dell'attaccante Salvatore Sandomenico. La curva rossoblù aveva messo il veto sul giocatore dopo lo screzio avvenuto tra un gruppo di tifosi e Chirieletti e Sandomenico nel post di L'Aquila Siena.
Le indagini avevano portato la scorsa settimana alle diffide per 8 componenti della curva e per il calciatore Chirieletti e suo padre. Solo San Domenico, coinvolto nella zuffa, era stato graziato dalla questura e questo non è andato assolutamente giù ai tifosi, che avrebbero voluto che la società mettesse fuori rosa il calciatore per la partita di domenica contro la Lucchese e per la restante fetta di stagione. Così non è stato. Il gruppo organizzato dei Red Blue Eagles ha deciso di non entrare allo stadio e a completare una giornata a dir poco horror ci ha pensato lo stesso San Domenico. In campo per soli 30 minuti prima di farsi espellere per pesanti proteste verso l'arbitro. A questo punto, considerando come minimo 2 giornate di squalifica, per San Domenico la stagione potrebbe già essere conclusa. Una tegola pesante per Carlo Perrone, appena tornato sulla panchina rossoblù e che oggi dirigerà il suo primo allenamento.